Da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa dell'EMA, sono in corso delle verifiche relativamente al vaccino AstraZeneca, al momento sospeso. C'è stata una decisione cautelativa di alcuni paesi e non dell'Agenzia europea in sé, che sta facendo una verifica se quei 20 o 30 casi di questa trombosi venosa profonda, che è una malattia peraltro comune e ce ne sono centinaia di casi, ma se questi decessi avvenuti dopo la vaccinazione, entro una settimana dalla somministrazione della vaccinazione, in qualche modo sono collegabili alla vaccinazione, ovvero riconoscono altri motivi e altre cause. Sembrerebbe un po' strano, già che in Inghilterra hanno somministrato parecchi milioni di dosi e questa osservazione l'hanno avuta. Quindi siamo di fronte a una situazione che necessita di un chiarimento scientifico. Dovessero riprendere le vaccinazioni con AstraZeneca, però il timore è che la gente non voglia vaccinarsi. C'è un momento di confusione perché la gente non capisce. Peraltro siamo anche in una situazione in cui questa necessità di fare in fretta ha fatto sì che oggi tutte le categorie che ricevono il vaccino non possano scegliere quale vaccino, ma prendono quello che c'è. Normalmente l'AstraZeneca viene utilizzata sui più giovani perché inizialmente era autorizzato fino ai 55 anni. Adesso non c'è più quel limite. Peraltro i dati di efficacia sono molto buoni e l'EMA ha già detto che a prescindere da quei pochissimi casi su milioni di dosi, il rapporto tra efficacia e rischi è nettamente a favore della vaccinazione. Fossero anche due casi gravi su un milione di abitanti, quanto rischioso è prendersi il Covid e lo stiamo vedendo in questi giorni con i casi che, ahimè, continuano a aumentare anche a Lecco. Si è già ricevuto la prima dose di AstraZeneca? La seconda è prevista al 90° giorno, per cui entro il 90° giorno ci sarà un chiarimento. Peraltro, come i dati hanno già affermato, dopo la prima dose, passati i 10 giorni, le persone sono protette e hanno gli anticorpi, quindi non devono preoccuparsi.